processi di rigenerazione urbana per spiriti creativi. È il nome del progetto che fa parte della rete In Veneto e che ha l'obiettivo di ridare vita agli spazi ibridi della città attraverso azioni di sostegno allo sviluppo creativo e artistico del territorio. 5 sono le forme artistiche selezionate sul territorio sandonatese con lavori di street art, land art, video art, teatro di strada e arte relazionale. Proprio l'opera che riguarda quest'ultima è stata inaugurata ieri in Corte Leonardo. L'installazione si chiama Segni e di fatto è un'opera che vuole creare relazione tra i cittadini. È un dispositivo molto semplice che richiede di mettersi in gioco con una piccola azione che genera un'ulteriore azione. Genera relazione perché mette in relazione due persone che devono ritrovarsi a guardarsi. Quello che vogliamo fare è aiutare le persone a riappropriarsi di questo gesto straordinario che è l'osservarsi, il guardarsi. La seconda parte consiste nel rielaborare l'esperienza trascrivendo le proprie emozioni, proprio sentire attraverso una macchina da scrivere e quindi generare di fatto un racconto, una narrazione collettiva, perché la macchina da scrivere al suo interno ha un rullo continuo con un foglio di almeno 6 metri che vorremmo che diventasse appunto un racconto della cittadinanza che ha esperito questa esperienza, questo dispositivo. Cosa sperate che recepisca il territorio sandonatese? Allora, l'idea è quella, in questa fase estremamente iniziale, semplicemente di innescare, cioè di innescare tutta una serie di spunti, di curiosità, di riflessioni, di reazioni nei cittadini su tutti i livelli, su cui poi costruire successivamente, perché questo è un processo lungo. Proprio la rigenerazione urbana attraverso l'arte vuole creare connessioni apparentemente sopite, dove sembrano non esserci, per risvegliare un senso di identità e di partecipazione nei cittadini, come un processo a lungo termine. Quindi ci auguriamo di portare avanti altre iniziative in modo da dare comunque una continuità, pur nella varietà, a questi progetti che comunque vanno tutti nella stessa direzione del coinvolgimento dei cittadini con svariati mezzi espressivi.